Assolutamente. Non so se hai fatto vedere il post di Bremer su Instagram. Lo facciamo vedere tra pochissimo, mentre la nostra Giorgia al coordinamento ti segue per quel che riguarda questa richiesta. Mi anticipi che cosa ha postato Alfredo, perché io non l'ho ancora visto. Ha postato una ventina di minuti fa abbondanti, ha scritto preparati per quello che sta arrivando. Quindi vedi. È evidente, è una conferma ulteriore. È diretta o indiretta, dipende dai punti di vista, di quanto stiamo dicendo da un po' di tempo. Con noi adesso facciamo il weekend e poi dopo il weekend andiamo nel vivo di questa situazione con questa trattativa che verrà formalizzata, perché comunque l'Inter ha mantenuto il vantaggio. Lui evidentemente non vede l'ora e non sta nella pelle, ripeto, ha avuto un atteggiamento di grande coerenza mantenendo questa parola. Lo stesso Cairo qualche giorno fa aveva detto: cercheremo di accontentarlo e di esaudire quelli che sono i suoi desideri sono stati sempre soltanto nerazzurri. Io oggi in diretta Alfredo ho detto con buona pace di Cairo, perché in queste settimane ha fatto il suo gioco ad alzare, no? Un po' anche quelle che erano le richieste per il difensore. Sì, perché ha fatto il suo gioco, come è normale che certo. Un presidente importante faccia, perché le valutazioni sono molto soggettive, perché per me una cosa vale 5, per te 8, per un altro 4 e per un altro 12. Noi, è come la storia delle plusvalenze, quando io ho invocato, no, dice, ma si scandalizzavano, come è possibile quel giovane 30-40 milioni? Ma se tu non mi metti un tetto, un limite, una barriera, e mi dici guarda che per me i giovani del 2001, del 2002, anche i più bravi non possono valere oltre 20 milioni, ognuno è libero in un mercato aperto, è libero di fare qualsiasi tipo di offerta, di proposta, e quindi quando metteremo a posto questa cosa saremo tutti molto contenti. Ti faccio tre nomi di club: Inter, Atalanta e Roma. Nei nostri fatti del giorno c'è uno strano incastro, diciamo così. Sì, uno strano incastro, ma non da fantamercato, perché traducendo quello che tu hai detto, Muriel è un profilo che piace molto alla Roma, ne abbiamo parlato qualche sera fa. Pinamonti è un profilo che piace molto all'Atalanta, a maggior ragione se dovesse andare via Muriel, quindi l'incastro a maggior ragione è un incastro. E l'effetto domino è a maggior ragione un effetto domino, perché le riflessioni di Pinamonti, che ha avuto tante altre proposte, vertevano su un piccolo dettaglio che poi tanto piccolo non era, cioè quello di andare a Bergamo e trovare Muriel e Zapata. Se vai a Bergamo e trovi Muriel e Zapata, trovi i posti in piedi e non riesci a fare quello che vorresti. Se uscisse Muriel sarebbe una cosa giusta, la triade la completeremmo con Petagna, che è un obiettivo concreto del Monza, che ha seguito anche Pinamonti, che in questo momento è andato su Petagna, che probabilmente farà un altro attaccante magari di spessore internazionale. Noi abbiamo parlato dei tentativi per Suarez, che confermiamo, fin quando Suarez non troverà squadra confermiamo, però il triangolo sì, piuttosto che il triangolo no, il triangolo è questo, il triangolo di mercato è una cosa che può andare fino in fondo. Vado subito a salutarlo e poi super spot. Alfredo Pedulla, perché dobbiamo dare le ultime su Bremer, lunedì, giorno decisivo, 30 milioni, l'Inter, ormai ci siamo, carte, timbri e firme. Alfredo, ciao! Sì, 30 milioni ed è un po' ciao Michele, buonasera a voi, buonasera a tutti, ed è un po' la conferma di questa coerenza, chiamiamola così, che ha avuto il brasiliano da dicembre, da quando ne parliamo, poi confermata ad aprile, maggio, giugno, adesso siamo a luglio, tra un po' siamo ad agosto, abbiamo detto gli altri sì, le altre sì, ci hanno provato, ma l'Inter ha sempre avuto la certezza di poter contare sul via libera di Bremer, che un po' dopo la nostra notifica, la nostra conferma, ha postato anche su Instagram, abbiamo fatto vedere poco fa, un post molto significativo, che è il piacere dell'attesa, facendo capire che da un momento all'altro sta accadendo qualcosa, accadrà qualcosa, scusami, questo qualcosa accadrà dopo il fine settimana. 30 milioni possibili bonus, vedremo se entrerà a casa dei, che comunque l'Inter non vuole perdere, perché è un centrocampista importante, ma quello che più conta, e mi fermo, che dopo il blitz, il summit dei giorni scorsi, prima Ausilio e il Torino, poi Busardò e il Torino, adesso entriamo davvero nel vialone che porterà Bremer in nerazzurro. Scuffet e Lecce non trova conferma per il momento. Bremer è stata lunga, ma andiamo quasi a dama. Mimmo Cugini della Gazzetta dello Sport. Lunedì, giorno decisivo, 30 milioni nelle casse di Urbano Cairo.
Faccio una battuta. Mezzo Palazzo Solferino, considerato che di oggi la notizia che possiamo dare che si chiude la partita tra Blackstone e RCS, Urbano Cairo in primis, sulla vicenda del famoso Palazzo Solferino. Quindi c'è stato un accordo con RCS che ricompra Palazzo Solferino, la famosa sede storica, per circa 60 milioni di euro. Quindi con metà Bremer ci siamo ripagati il palazzo in centro a Milano. Era una battuta, però era anche una notizia. Mimmo! Beh, un'operazione che Marotta sta coltivando da tanti mesi. Negli ultimi tempi c'era stato uno stop, sembrava si fosse inserita anche la Juve, però avevamo sempre detto qua che c'era un accordo tra Bremer e la società interista e quindi che alla fine sarebbe finita così, insomma. L'Inter adesso credo abbia il problema di vendere un pezzo forte, perché l'operazione di Skriniar con il PSG al momento sembra in stand-by, perché sappiamo che le condizioni economiche del club impongono, e quindi vediamo se nei prossimi giorni da Parigi arriverà l'offerta giusta, perché altrimenti potrebbe un po' complicarsi anche il progetto di Marotta. Non so se a quel punto poi dovrebbe esserci qualcun altro all'Inter di giocatori importanti, parlo ovviamente, costretto ad andarsene. Purtroppo la situazione dell'Inter è quella che tra il monte ingaggi e una plusvalenza importante da fare, perché così ha chiesto la proprietà, non c'è dal punto di vista tecnico sempre la stessa rilevanza, cioè purtroppo ogni tanto si è costretti a fare i conti con il bilancio e con il rientro che ha chiesto Zhang. Giovanni Capuano invece dall'Inter alla Juventus, perché Di Maria, Pogba, ci siamo fermati un po' con e su Zaniolo, poi Alfredo tra poco Zaniolo, Roma, Juventus ci darà le ultime notizie. Dopo, tanto posso aspettare, ci mancherebbe, scusami. No, allora, sul tema Juventus, poi c'è il discorso De Ligt in stand-by e la difesa che a quel punto va rifondata. Juventus che sulla parte, sulla linea difensiva è un po' indietro. Capuano. La Juventus è un cantiere, perché siccome presumiamo che De Ligt andrà via, non è semplicemente un cambio 1-1, la Juve deve lavorare parecchio in difesa. C'eravamo detti che doveva lavorare qualcosa a sinistra e rimane aperto, manca un regista, vediamo che idee Allegri, però potrebbe mancare un regista, manca il vice Vlahovic e vediamo che cosa riesce ad arrivare, ovviamente a spesa contenuta, perché se poi spendi 50 per Zaniolo devi lavorare sui difensori, è vero che avrai i soldi che incassi da De Ligt, però anche la Juventus un po' di conti li devono fare, non è più l'epoca in cui spendi e basta. E quindi in questo momento la Juventus è un po' un punto di domanda. Diciamo che se l'Inter chiude lunedì, come si è detto, Bremer da un certo punto di vista chiude il suo mercato, si sistema, deve ragionare sull'uscita, che sarà presumibilmente in difesa, certo, però il progetto tecnico è delineato, potrebbe iniziare il giorno dopo il campionato, adesso dico per dire un paradosso. La Juve mi sembra molto più indietro, cioè potenzialmente è molto forte, ma ha ancora tante cose da fare, perché non è per niente completa in questo momento. Assolutamente. Alfredo sulla Juventus, poi Daniele Daino, tocchiamo un po' tutto per l'introduzione. Ti volevo dire, mi sia una risposta indiretta alla questione Dybala. Cioè, se il Napoli va su Deulofeu, devo immaginare che Dybala, se e non so come faccia l'Inter a quadrare tutte le cose in attacco, se l'Inter è ferma come ferma e rimane ferma così, mi pare che sia più vicino a Roma se resta in Italia. 23-19 Alfredo, il nome l'hanno fatto. Dybala alle 23-19 doveva uscire, dai, dopo 19 minuti di trasmissione. No. Che fai? Non mi tiri fuori Dybala alle 23-19. Per favore, Paolo, firma con qualcuno. Ma firma con la Percolettese, con qualcuno. Ma io metterei la firma perché firmasse. Perché comunque è una storia che davvero va avanti da 21 agosto. Allora ti dico, Siccome mi sono arrivati 5.000 messaggi da Roma, Napoli, tifosi della Roma, tifosi del Napoli, accordo è fatto, io non ho notizie di questo tipo. Sono sincero, io ho verificato, io non ho notizie di firme, di accordi, di proposte presentate o di situazioni da 6 milioni. Al momento, stasera, venerdì 15 luglio, alla vigilia delle due amichevoli che verranno trasmesse in esclusiva da Sport Italia domani, sarà una non stop, non perdetevela, alle 23:20, io non ho notizie di accordi di Dybala con la Roma, di proposta presentata
è fatta, non è fatta, io resto della mia idea, lui ancora sta aspettando, adesso poi chiaro vedremo alla fine tutti i cavalli, sta aspettando, settimana prossima entreremo nel vivo meglio, vedremo cosa accadrà in questo fine settimana anche sulle uscite, perché la stessa Inter, parleremo più avanti, ha delle uscite probabilmente pronte o comunque impostate, ma lui, poi De Olofeo probabilmente esclude Dybala, ma se mi chiedi oggi Dybala ha accettato una proposta da 6 milioni della Roma, ho accettato no. una proposta da 5 milioni, no. La mia risposta non è una risposta, che siamo fermi come siamo stati fermi tutta la settimana. Io facevo un ragionamento, Alfredo, per sottrazione, su scenario, senza dire... Io non so fare le addizioni, pensa alle sottrazioni, quindi delle notizie. Le moltiplicazioni, 12 più 2, 3 di bonus De Ligt, sì, l'ho detto. Ma quella però è una cosa dice. Cioè, dritto per dritto, te l'ho detto. No, io stavo tornando al discorso di Dybala, per metterci il punto in che senso. C'è un sé davanti, senza Lukaku all'Inter... Oggi Dybala sarebbe già la pinetina da 20 giorni, punto. Questa è una cosa è successo poi la clamorosa operazione di mercato che ha portato a sbloccare una cosa sulla carta impossibile, no? un miracolo di mercato, senza confrontare il sacro col profano. Da quel momento in poi lui non si è fermato, io te lo do per certo. Poi siccome i contratti non li firmiamo noi, e siccome ci sono delle uscite che l'Inter sta facendo, io ancora aspetterei. Poi lui sarà padronissimo, e cerco di essere chiaro, non firmo io al posto suo, di prendere in considerazione altre proposte, al ribasso, al rialzo, qualcuno gli metterà sul tavolo anziché 6, 8, io questo non lo so, posso immaginarlo, ma lui per ora sta fermo. Sa che c'è un interesse, come ci potrebbe essere un interesse per chiunque di questo spessore al 15 di luglio. Vediamo questo fine settimana. L'Inter nel frattempo sta trattando col Monza Gagliardini. Non so se accetterà, so che è intrigato, non ha partecipato all'amichevole di Lugano, ufficialmente per un problema fisico. Io non voglio entrare nei meandri di questa cosa, non so neanche se sarà convocato per Inter Monaco, che trasmetteremo domani, non lo so. Sta forzando per Sanchez e poi su Pinamonti più tardi ti aggiungo una cosa. Alfredo, posso chiederti una cosa su Dybala? Perché prego. Io, su Dybala mi ero già espresso, poi ho ascoltato, ma così, mi è venuta a me così, però magari tu ne sai di più. Ma nell'eventualità che la Juve, come obiettivo sappiamo tutti, insomma, che ormai è dritto su Zaniolo, no? Quindi se la Juve deve fare un'operazione ancora là davanti, molto probabilmente, sicuramente spenderà tutte le sue forze per prendere Zaniolo. Ma mettiamo che Zaniolo non si riesca a prendere. È così chiusa la porta della Juventus a condizioni ribassate per Dybala per farlo ritornare e convincerlo a rimanere alla Juve? Così è un'idea mia, però facciamo, è pura fantasia. Facciamo ridere tutto il mondo. Ma come l'ha trattato? Lo so. Come l'ha trattato? Però è una domanda che voglio fare Alfredo. Posso tornare domani? No. Torno domani per Colonia Milan. Ci vediamo domani per prepartita di Colonia Milan Inter Monaco. Non lo so, Daniele, io non lo so, hai detto una roba che capisco. No, perché le condizioni, dico? Perché le condizioni oggi di Dybala non sono più le condizioni di quello che chiedeva la Juve quando voleva rinnovare. A certe condizioni... Ragazzi, Dybala sta aspettando l'Inter, spieghiamo una cosa ai telespettatori. Non c'è stato un mancato accordo tra Dybala e la Juventus. La Juventus ha detto a Dybala: non ci interessi più, vai per la tua strada. È molto diverso. Cioè, non parliamo di caso come Donnarumma o come Kessié, perché sono cose molto diverse. Ci sono state trattative tra il Milan e Donnarumma, e il Milan ha dato un budget e Donnarumma ha scelto il PSG. Qua arriva bene di fronte a Dybala, gli ha detto: tu non ci interessi, dal 30 giugno arrivederci e grazie. No, io la domanda è questa, quello che è successo ad Alfredo è un'altra, perché torno indietro di un minuto. No. Indietro di un minuto. Cioè, a me pareva di aver capito che Dybala non poteva essere il quinto attaccante. Quinto non nel senso di gerarchia, ma nel senso numerico di reparto. Sì. Quindi non era sufficiente, Pinamonti lo diamo per partente. Non era sufficiente trovare il modo di spiegare a Sanchez che doveva traslocare, serviva la partenza di un altro. Io fra le righe di Alfredo ho capito una cosa diversa, però. Alfredo, rispondi, vai. Ma io, allora, il ragionamento è questo. Adesso, poi ci sono i ragionamenti che si fanno dopo. Tu sai molto meglio di me che Dzeko non è chiuso da Dybala.
eventualmente non sarebbe chiuso di Bale. Gente, è chiuso da Lukaku. Poi che per orgoglio, tre sere fa abbiamo detto, e ti confermo, la Juve ha cercato Dzeko, avrebbe fatto 2 anni di contratto, ma Dzeko ha detto per orgoglio non voglio, voglio restare qui. Ma lo capisco il suo orgoglio, però mi sarò velocissimo. Dzeko, anno 21, a marzo credo, anni 37. Giusto? Sì, sì, sì. Correa, primo anno non bene, può darsi che faccia bene il secondo. Benissimo, allora andiamo avanti così. Lukaku, grandissimo colpo, però è un prestito secco e deve discutere il riscatto. Quanto farà? Bene, benissimo, farà 30 gol, io glielo auguro, è possibile, è probabile, e devi pagarlo. Quanto lo paghi? Meno di 60-70? E al Chelsea non sono mica scemi, o no? E poi c'hai nessun altro, Lautaro, che è la tua certezza. Ora io penso che indipendentemente dal fatto dei discorsi 4 o 5, io ho sempre pensato che per l'Inter sarebbe o sarà, il tempo del verbo lo utilizzi te, un'occasione irripetibile. Perché poi, anche se tu restassi in 5, ma il mercato finisce il 1° di settembre, Dzeko va in scadenza e ha 37 anni. Correa non sai, e io, conoscendo un po' Marotta, non vado per logica ma per cose che ho controllato, il fatto che sia ancora bloccata al 15 di luglio significa che per lui questa resta comunque un'occasione irripetibile. Poi ripeto, alle firme vedremo tutto, e concludo dicendo che Dybala non è quello che aspetterà fino al 28 di luglio. Io penso che trascorreremo questo fine settimana e gli intrighi degli altri andranno a sbattere con la decisione dell'Inter definitiva. Punto. Realisticamente e onestamente parlando.